Buonasera, la cronaca in apertura di questa edizione del nostro telegiornale da registrare un ennesimo incidente sul lavoro. Un operaio di 50 anni è rimasto ferito dopo essere caduto da circa 4 metri di altezza mentre stava effettuando dei lavori nello stabilimento della Pierburg in Val di Sangro. L'uomo, dipendente di una ditta esterna che si occupa di manutenzione, stava agganciando dei macchinari da spostare all'interno della fabbrica che si trova in località Cerratina di Lanciano. L'operaio è stato trasferito in eliambulanza nel reparto di neurochirurgia dell'ospedale di Pescara, dove è stato ricoverato per un politrauma. È in prognosi riservata, ma stando a quanto si apprende, non sarebbe per fortuna in pericolo di vita. Sull'infortunio ora stanno indagando i carabinieri di Lanciano. E dopo una partita di calcetto con gli amici è entrato negli spogliatoi e così è deceduto. È successo ieri intorno alle 21 al consigliere comunale di Erice, Ettore De Leonibus, stroncato da un infarto. Sul posto c'era anche la moglie che ha subito chiamato il medico, il quale non ha potuto far altro che constatare l'avvenuto decesso. Ettore De Leonibus, da sempre impegnato nel sociale, era attivissimo consigliere di minoranza presso il comune di Erice, dice il consigliere comunale di Picciano Massimo Longretti. Molte le battaglie che ha portato avanti per le trasparenze amministrative nel suo comune ed è stato anche attivissimo membro del comitato contro la discarica comunale e ha contestato l'installazione di un ripetitore di telefonia mobile vicino la scuola elementare di Erice. Spostiamoci a Pescara. In tema di ambiente è stato presentato nel corso di una conferenza stampa presso gli uffici della regione in Viale Bovio il secondo rapporto sulla raccolta differenziata dei rifiuti. Vediamo. La presentazione del secondo rapporto Compost Abruzzo, svoltosi questa mattina a Pescara, è stata l'occasione per fare il punto sul quadro evolutivo della raccolta differenziata in Abruzzo, con dati aggiornati al 2011 e con particolare riferimento alla frazione organica di rifiuto solido urbano. Su 305 comuni, ben 145, pari a circa il 48% del totale, hanno attivato la raccolta differenziata dell'umido e di questi uno su tre raccoglie rifiuti attraverso circuiti a domicilio. In 71 comuni, pari al 23% del totale, è stata avviata la raccolta differenziata del verde. Analizzando i risultati dei comuni per tre classi di dimensione demografica, nella raccolta differenziata e nella categoria dei comuni fino a 1500 abitanti, si evidenzia la maggiore difficoltà nell'organizzare la raccolta differenziata dei rifiuti e inoltre solo un comune su tre ha attivato la raccolta della frazione organica del rifiuto solido urbano o servizi di tipo domiciliarizzato, anche in diffusione del compostaggio domestico nell'8% dei comuni, che non sembra bilanciare la mancata attivazione delle raccolte, come spiega l'assessore Mauro Di Dalmazio. Sì, positivo, considerando, molto positivo, considerando da dove siamo partiti e i risultati intermedi che abbiamo raggiunto. C'è una crescita importante, significativa delle raccolte differenziate, quindi della frazione organica delle raccolte differenziate. E questa crescita sarà ulteriormente incentivata con investimenti complessivi di 40 milioni dei fondi FAS per completare il sistema impiantistico, di cui 12 milioni destinati a stimolare e a supportare i sistemi di raccolta differenziata porta a porta. Tuttavia il trend è in netto miglioramento se si considera che scarto umido e verde costituiscono insieme il 38% del quantitativo totale di raccolta differenziata, mentre le principali frazioni di imballaggio come carta, cartoni, vetro, multimateriale e plastica rappresentano il 50% dei quantitativi differenziati. Rispetto al 2005, quando la differenziata era attiva in appena 50 comuni, si è riscontrato un incremento del 150% delle quantità di scarto organico raccolto anche in 6 anni successivi, con un aumento pari a 2,7 volte della quantità di umido e un raddoppio dello scarto verde. Altre risorse di questi 40 milioni destinate proprio agli impianti di compostaggio, in maniera tale che così facendo possiamo giungere ad avere un quadro impiantistico e di raccolta differenziale veramente virtuoso. È evidente che il compostaggio poi ha una sua grande importanza, soprattutto le politiche di sostegno, di stimolo. Penso al compostaggio domestico che abbiamo stimolato, è in corso la carovana Mondo Compost in questi giorni. Ed ora, come ogni sabato, è il momento della consueta rubrica Pianeta Salute. Vediamo di cosa si occupa in questa puntata.
sviluppo del tumore della prostata è guidato da improvvise esplosioni genetiche. La scoperta è di un team di ricerca italo-americano dell'Università di Trento, che ha messo a punto un metodo computazionale sviluppato, basato sull'analisi del genoma. Tale metodo offrirà informazioni sulle condizioni e lo stato di sviluppo delle cellule tumorali, aiutando così l'oncologo ad intervenire mirando al bersaglio, con un mix o dosi personalizzate di farmaci. Gli aromi sprigionati dalle foreste con l'innalzamento delle temperature possono contribuire a ridurre la febbre del pianeta, almeno su scala continentale. Come dimostra lo studio dell'Università di Helsinki e dell'Istituto Internazionale per l'Applicazione di Sistemi Analisi in Austria, i gas emessi dalle piante favoriscono la formazione di nuvole che raffreddano l'atmosfera, con effetti visibili a lungo termine. Bevendo una lattina di bibita zuccherata al giorno, il rischio di ammalarsi di diabete aumenta di circa il 22%. A rivelarlo un maxi studio europeo che ha coinvolto anche numerosi centri italiani, coordinato da ricercatori dell'Imperial College di Londra. Negli Stati Uniti, bere ogni giorno una bibita zuccherata costituisce la prima causa di obesità. La diagnosi di autismo, che generalmente viene fatta intorno al terzo anno di vita, potrebbe essere effettuata molto prima, esaminando la placenta al momento della nascita, per riscontrare se ci sono delle anormalità. È quanto emerge da uno studio della Yale School of Medicine. Gli studiosi hanno analizzato 117 placente di bambini nati da famiglie considerate a rischio, mettendole a confronto con altre 100 placente considerate normali. La crescita esplosiva sul mercato delle iniezioni di botuline o altri filler dermatologici determina la necessità di una loro regolamentazione, attualmente del tutto assente. L'invito arriva da un rapporto di esperti indipendenti commissionato dal Ministero della Salute inglese. Per evitare danni alla salute della popolazione, questi prodotti dovrebbero essere disponibili solo dietro prescrizione medica. Un'altra notizia di cronaca: all'alba di oggi i carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Pescara, diretti dal capitano Eugenio Stangarone, hanno arrestato, a seguito del pronunciamento della Cassazione, i componenti della banda capeggiata da Massimo Ballone, che tra gli anni 2000 e 2006 hanno seminato terrore in Abruzzo, rapinando portavalori, istituti di credito ed esercizi pubblici. Le porte del carcere si sono aperte per Paolo De Luca, 43enne di Pescara, che sconterà 8 anni e 3 mesi di reclusione, considerato capo dell'organizzazione al pari di Ballone, e così via via anche altre persone. Analogo provvedimento è stato già eseguito nei giorni scorsi a carico di Ballone, che dovrà scontare la pena di 4 anni e 2 mesi di reclusione per gli stessi fatti. Gli arrestati, assolte le formalità di rito, sono stati associati alle case circondariali di Pescara e Chieti, a disposizione della Procura Generale presso la Corte d'Appello dell'Aquila, che ha emesso i provvedimenti di carcerazione. E chiudiamo con un ricordo: una delle due palestre delle scuole medie e superiori della città ducale di via Sant'Ilario è stata da ieri intitolata a Tina Lupoletti, nata nel 1953 e scomparsa in modo tragico nel 2000, lo ricorderete sicuramente. La cerimonia è stata accompagnata dalla deposizione di una targa in pietra in sua memoria, presenti il sindaco della città di Atri insieme a familiari, parenti e amici che hanno vissuto insieme questo momento davvero emozionante. L'hanno ricordata con grande amore per tutto l'affetto e la disponibilità dimostrati nei confronti della scuola di Atri. Ed era questa l'ultima notizia del nostro telegiornale. Grazie per essere stati con noi. Vi lascio al meteo. Buona serata. Affezionati a ilmeteo.it. Ricordatevi che è la il che fa la differenza. Ecco le previsioni per oggi, domenica 26 maggio 2013. Ginevra influenza ancora la nostra penisola, con piogge e qualche temporale al nord-est e anche al centro, meno colpite invece le altre regioni. Entriamo nel dettaglio: al nord cieli molto nuvolosi sulle regioni orientali, con piogge e temporali sul Friuli, parzialmente nuvoloso al nord-ovest, ove tornerà il sole, migliora ovunque entro sera. Al centro ancora piogge e temporali su gran parte delle regioni, eccetto la Sardegna, l'Abruzzo e il Molise, migliora in serata. Al sud arrivano piogge sulle coste della Campania e della Calabria,
anche sul messinese, ma migliora nel pomeriggio, altrove sarà parzialmente nuvoloso. Venti che spirano dai quadranti occidentali su tutti i mari, la neve cade sulle Alpi sopra i 1500 metri, localmente anche a quote inferiori, neve anche sugli Appennini, sopra i 1300 metri. Temperature previste, minime in calo con 8-12 gradi al nord e al centro, 15-17 gradi al sud. Di giorno lieve aumento termico con 14-19 gradi al nord, fresco al centro con 12-16 gradi e mite al sud con 22-27 gradi.